E oggi conosciamo la Lupus Clinic del San Camillo Forlanini di Roma. Il professor Giandomenico Sebastiani, direttore dell'unità operativa complessa di reumatologia del San Camillo Forlanini di Roma, ci sta aspettando. Professore, buongiorno, bentrovato, e benvenuti. Bentrovato. Andiamo a vedere Lupus Clinic. La nostra struttura, la Lupus Clinic del San Camillo. La Lupus Clinic è finanziata dal gruppo LES italiano ODV. Professore, quando nasce la Lupus Clinic del San Camillo Forlanini di Roma? La nostra Lupus Clinic nasce nel 2008. L'esperienza sul lupus è preesistente, quindi ci stiamo occupando di lupus fin dalla fine degli anni 80 del secolo scorso, quindi da tanto tanto tempo. Però poi l'organizzazione, il sistema organizzativo Lupus Clinic è nato nel 2008. Che cosa significa questo salto di livello che facemmo nel 2008? Significa di garantire al paziente una gestione multidisciplinare legata al fatto che il paziente affetto da lupus ha una malattia che coinvolge molti organi e apparati, multidisciplinare con un supporto quindi di molti specialisti e della tecnologia che serve, coordinata dal reumatologo. Quindi la Lupus Clinic significa garantire al paziente tutta una serie di consulenze e prestazioni in un sistema organizzato. Questo è possibile in un ospedale come il San Camillo, perché il San Camillo è un ospedale a elevata tecnologia che è dotato delle più grandi esperienze e conoscenze per quanto riguarda gli specialisti che abbiamo a disposizione, specialisti di primo livello nell'ambito di tutte le discipline, nefrologo, cardiologo, gastroenterologo, ematologo, dermatologo, pneumologo. Qui in questo ospedale c'è tutto ciò. Inoltre c'è una tecnologia ad alto livello per quanto riguarda la diagnostica sia strumentale, TAC, risonanze, ecografie e quant'altro, sia di laboratorio, dove siamo leader nell'ambito laziale. Questo significa Lupus Clinic. Professore, quante persone vengono visitate in un anno all'interno della Lupus Clinic del San Camillo Forlanini di Roma? Allora, i pazienti che noi seguiamo, pazienti affetti da lupus, sono circa 450, la coorte di pazienti. Le visite che eroghiamo, adesso è difficile fare una stima così a spanna, perché oltre alle prestazioni ambulatoriali ci sono quelli di day service, di day hospital, di ricovero. Io penso che il numero di visite erogate sia intorno al migliaio, quindi 1000, 1500, 2000, dipende poi dalle circostanze, il numero totale di visite erogate. Poi le prestazioni sono molte di più, se contiamo anche la diagnostica strumentale, l'ecografia, la capillaroscopia, l'ultrasonometria ossea, saliamo di numeri. Professore, quali sono i servizi che eroga la Lupus Clinic? Allora, se volete intanto ve ne faccio vedere qualcuno. Sì. Perché sì, in aggiunta a quello che si fa di consueto, quindi visite specialistiche ambulatoriali, reumatologiche con tutto quello che ne consegue, la valutazione del reumatologo, e prestazioni infusionali erogate in day service o in day hospital, prestazioni di ricovero nei casi in cui purtroppo serve, abbiamo una struttura di degenza ordinaria dotata di 8 letti dedicati alla reumatologia, quindi solo pazienti reumatologici, dove il paziente può essere ricoverato qua in degenza ordinaria quando occorre. Quindi degenza ordinaria, day hospital, day service, PAC. I PAC sono i pacchetti diagnostici previsti dalla Regione Lazio, che consentono di erogare in breve tempo tutta una serie di prestazioni connesse a quella patologia. Vi volevo far vedere due esempi di diagnostica strumentale. Come vedete, insomma, la struttura, adesso vedremo anche di là, è veramente molto grande. Questa è una sala dove eroghiamo visite ambulatoriali, ma anche questo qui è un apparecchio per ecografia muscoloscheletrica di ultima generazione,
e l'altro, che abbiamo praticamente solo noi nel Lazio, è una ultrasonometria ossea con metodica REMS, quindi con la metodica ultrasuoni si valuta l'osteoporosi nelle sedi pertinenti, e cioè colonna lombare e femore. Finora l'ultrasonometria ossea si faceva solo sul calcagno, e rispetto alla MOC classica ha il vantaggio quindi di valutare sia la qualità ossea che la quantità, la densità ossea. Questi sono due degli apparecchi, poi abbiamo altre apparecchiature che sono distribuite negli altri locali dell'unità operativa. Adesso vi faccio vedere. Professor Sebastiani, invece le infusioni, la terapia infusionale viene fatta sempre nel settore Flaiani del San Camillo. Sì, adesso ci arriviamo perché è lontano. Qui abbiamo un'altra sala dove troviamo un altro apparecchio per ecografia muscoloscheletrica e abbiamo anche il capillaroscopio per la capillaroscopia periungueale, che sta localizzato qui dietro l'angolo. Quindi queste sono le prestazioni di diagnostica strumentale. Quindi abbiamo 5 sale visite che sono le sale dove eroghiamo le prestazioni ambulatoriali, le visite e le prestazioni di diagnostica strumentale. Qual è il giorno dedicato alla Lupus Clinic, cioè ai controlli e alle visite ambulatoriali per la Lupus Clinic? Sì, allora il giorno storico è il martedì pomeriggio, quindi in questo martedì vengono sia visite prenotate da Recup con un percorso dedicato, cioè c'è una modalità di prenotazione. Quando si telefona all'operatore bisogna dire: voglio la visita reumatologica per lupus il martedì pomeriggio alla reumatologia del San Camillo. È un percorso per accelerare i tempi, che consente di non attendere tempi lunghi a chi viene per la prima volta. E poi ci sono le visite di controllo. Ovviamente vengono fatte anche in altri giorni, perché se un paziente sta in the service o in the hospital può capitare tutti i giorni di vedere vari pazienti con lupus, addirittura ricoverati. Però il giorno, diciamo, proprio dedicato alle visite per il lupus è il martedì pomeriggio. Questa è la stanza dedicata al medico che visita i pazienti ricoverati in day hospital. Facciamo circa 30-40 accessi al giorno di day hospital e 30-40 accessi al giorno di day service, più 20-25 visite ambulatoriali al mattino e 15 al pomeriggio. Rendetevi conto della quantità di persone che passano. Qui c'è la medicheria, che vedete qua, dove si fanno i prelievi e gli elettrocardiogrammi. Qui ci sono altre stanze, quella è la stanza del medico del day service, che valuta i pazienti in day service. Questa è la stanza della caposala. E qua ci sono le sale per le infusioni. Le sale sono dotate di... abbiamo 18 fra letti e poltrone per le infusioni. Tutte, vedete, abbiamo le pompe infusionali, così le infusioni vengono erogate secondo gli standard più moderni e diciamo c'è la possibilità di personalizzare il flusso dell'erogazione del farmaco. Questa è una delle tre, ce ne sono altre due più avanti. Diciamo in totale sono 18 le postazioni, su cui però ruotano più di 18 pazienti al giorno, perché c'è turnover, quello che va via, arriva un altro, eccetera. Questa è la seconda sala, che comprende 4 letti, quindi sono pazienti che stanno a letto e altri in poltrona a seconda delle esigenze della persona. Il lupus è una malattia estremamente complessa e sistemica e riguarda, come sappiamo, tutti quanti gli organi del corpo. Professore, se una persona arriva qui in una delle giornate deputate appunto ai controlli e ha bisogno di incontrare il nefrologo, lo pneumologo o il ginecologo, insomma, come funziona? Allora, il lupus è una malattia molto complessa, ma io aggiungerei è la più complessa fra le malattie, non solo in campo reumatologico, sia da un punto di vista clinico che di gestione. Per questo è stato necessario strutturare un ambiente dedicato a tutte le varie esigenze. Quindi noi abbiamo la possibilità
se non nel giorno stesso, perché deve essere magari concordata preventivamente, però se si ravvisa la necessità di un trattamento, di un approccio multidisciplinare, il paziente può anche essere protetto in day hospital oppure nell'ambulatorio dedicato e avvalersi della consulenza degli specialisti del San Camillo. Esiste, professore, degli ambulatori condivisi, cioè la possibilità di essere visitati sia dal reumatologo che dal gastroenterologo, per esempio? Guardi, il gastroenterologo è nella porta se lei esce, fuori ci sta. Quindi con loro c'è una grossa collaborazione. Uscendo la porta d'entrata, quella che, da cui siamo entrati in questa struttura, dall'altro lato c'è la gastroenterologia. Col dermatologo, col gastroenterologo, con lo pneumologo, abbiamo l'ambulatorio condiviso, qui c'è l'ambulatorio per le interstiziopatie polmonari autoimmuni. Eravamo nati ai tempi della nascita della Lupus Clinic anche con la collaborazione col ginecologo, perché abbiamo l'ambulatorio per le gravidanze a rischio nelle malattie autoimmuni, e quindi sindrome antifosfolipidi e non solo, no? C'è un mondo dietro, perché tutte le malattie autoimmuni, per averle, diciamo, per fare per il counseling gravidico, pre-gravidico, post-gravidico, i farmaci, quali posso prendere, quali non posso prendere, posso concepire, non posso concepire, che accertamenti devono fare. Tutto questo lo facciamo da molti anni a questa parte. Professor Sebastiani, come vengono gestiti i controlli? Cioè, una volta che una persona entra nella Lupus Clinic, poi sarete voi a dare appuntamenti per i controlli oppure vanno riprogrammati? Siamo noi che diamo appuntamenti per i controlli. L'opportunità che offriamo è a seconda delle esigenze cliniche del paziente. Se il paziente è un paziente stabile, gli si prende appuntamento per la visita di controllo, noi stessi glielo diamo. Prima di uscire, passa lì all'accettazione che avete visto e prende l'appuntamento. Se il paziente però ha bisogno di qualcosa di più, abbiamo l'opportunità di proteggerlo in the hospital o, come dicevo prima, nei casi peggiori, anche in degenza ordinaria. Professor Sebastiani, lo prendiamo per mano. Professor Sebastiani, c'è un altro aspetto molto importante. Noi purtroppo non conosciamo ancora il perché del lupus e quindi abbiamo bisogno di ricerca. Qual è l'impegno del San Camillo Forlanini sulla ricerca e su che fronti state lavorando? Sono molti anni che facciamo ricerca. Se devo così, in due parole, storicamente siamo partiti alla fine degli anni Ottanta, creammo un network europeo di ricerca sul lupus che si chiama European Working Party on Systemic Lupus Erythematosus. Questo network ha prodotto studi ormai storici, cito solo l'Eurolupus Nephritis Trial, il trial clinico che ha dato seguito allo schema di trattamento con ciclofosfamide detto Eurolupus, lo studio di immunogenetica, di genetica nel lupus, condotto da noi, cioè eravamo noi coordinatori, 1000 pazienti per vedere qual è il substrato genetico di questa malattia. Fu finanziato persino dall'Unione Europea. Abbiamo fatto poi lo studio epidemiologico su 1000 pazienti seguiti per 10 anni. Stiamo facendo attualmente, siamo il San Camillo, io sono il coordinatore del gruppo di studio della Società Italiana di Reumatologia sul lupus di recente insorgenza, che è partito nel 2011 proprio con un finanziamento del gruppo LES, perché partecipammo al bando, vincemmo il bando e partimmo. Il gruppo di studio negli anni ha implementato e migliorato gli studi che stava facendo, ricerca epidemiologica, per capire quali sono i fattori di rischio della malattia, quali sono i fattori, diciamo, che influenzano la prognosi, quali sono i fattori che influenzano l'accumulo del danno. Facciamo anche ricerca innovativa, per esempio quando c'è stato il Covid o quando c'è ancora il Covid, in collaborazione con lo Spallanzani, per studiare sia nel lupus che in altre malattie autoimmuni l'impatto del Covid nel lupus e nelle altre malattie reumatiche autoimmuni. E attualmente abbiamo vinto un bando del gruppo LES
l'anno scorso, che ci ha finanziato uno studio per l'impatto dei vaccini sui malati affetti da lupus. 100 pazienti affetti da lupus abbiamo arruolato per studiare la risposta al vaccino, sia umorale, gli anticorpi, che cellulare, i linfociti. Ecco, questo è uno studio molto interessante. Professore, quando avremo i primi dati? Perché sarebbe bello poterlo... No, non subito, perché ancora dobbiamo chiudere lo studio. Io penso che i primi dati li potremo avere più o meno fra un anno. Professore, invece, in quanto a ricerca sui nuovi farmaci, noi sappiamo che recentemente, per esempio, il Belimumab, l'anticorpo monoclonale, è stato anche approvato per la nefrite lupica, quindi non solo per il trattamento certo. del lupus, ma in particolare per gli anticorpi anti-BLyS, di cui abbiamo insomma parlato anche più volte. Ci sono nuovi farmaci su certo. cui si sta facendo studio? Intanto voglio ricordare, così, che noi siamo stati il centro italiano che ha coordinato la partecipazione dei centri italiani allo studio registrativo del Belimumab nel 2007. Poi adesso stiamo conducendo dei trial clinici su vari farmaci, l'anifrolumab nella nefrite lupica, un altro farmaco, che è una sigla che adesso è diciamo, difficile anche da raccontare, che si prende per bocca per il lupus, quindi un farmaco per osso. Abbiamo in questo momento 4 nuovi farmaci in sperimentazione qui al San Camillo per il LES. Grazie al professor Gian Domenico Sebastiani, che ci ha raccontato magnificamente la Lupus Clinic all'interno dell'unità operativa complessa di reumatologia del San Camillo Forlanini di Roma.